Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi voglio farti vedere una cosa veramente molto molto interessante. Ho implementato all'interno del superfoglio il calcolo automatico dei risultati esatti, una figata pazzesca. Compilando le statistiche della 1x2 under over goal no goal, il superfoglio ci genera tutti i risultati esatti che possono scaturire sia dall'analisi statistica del match sia dall'analisi delle quote. Ovviamente non ci prenderà sempre al 100% con i risultati esatti, anche perché i risultati esatti, insomma, non è che siano proprio noccioline da prendere, però è veramente un aiuto super figo che volevo farti vedere con un apposito video. Ti svelo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo insieme a me, come sempre, il libraccio di metodo Stats for Bets, libraccio che possiamo tranquillamente appoggiare qui sotto perché tanto ormai lo conoscete, il libro di betting numero 1 d'Italia, lo trovate su Amazon. Allora, che voglio farvi vedere? Con l'occasione facciamo anche un test, io ne ho fatti un bel po', per conto mio, offline, ho visto che aveva un buon riscontro e quindi oggi lo presento ufficialmente con un video e sicuramente facendolo in un video lui ci dirà che finisce 1-0 o finirà 7-0 per l'altra squadra. È tipico, però chi se ne frega, l'importante è farvi vedere come funziona. Allora, ho scelto come esempio un campionato che ha già un buon numero di partite, in modo tale che la parte statistica sia più attendibile e soprattutto una partita molto molto interessante perché se la stanno battendo. Faccio in particolar modo riferimento alla MLS americana. Partita New York City contro Toronto. Andiamo a vedere direttamente all'interno del superfoglio questo match. Allora, dalla classifica vediamo, insomma, una partita interessante perché il New York è primo nel suo gruppo, il Toronto sta lottando comunque per la qualificazione ai playoff, quindi due squadre che in particolar modo poi ci fanno vedere un ottimo periodo di forma perché il New York vince da 5 partite consecutive, forse addirittura di più, no, 5 partite consecutive, mentre il Toronto viene da 1, 2, 3, 4, 7 risultati positivi, quindi insomma due belle squadre che dovrebbero farci vedere una bella partita. Andiamo ad aprire il superfoglio. Qui ovviamente ci sono tutti i dati statistici, 52% di probabilità di vittoria per l'esito 1, 26 per la X, 21 per l'esito 2. Le quote ci vengono offerte, lo vediamo qui, quota reale librata dovrebbe essere 1,80 e invece il bookmaker ce la offre 2,05, quindi con un leggero rialzo e infatti il superfoglio ci direbbe che sarebbe meglio coprire con la 1X per quello che riguarda l'offerta delle quote del bookmaker. Andiamo a vederci poi la parte del under over goal no goal. Sono due squadre che segnano abbastanza, 1,89 di media il New York e 1,69 di media il Toronto, quindi comunque due squadre che hanno un ottimo attacco. Leggermente meno la difesa del Toronto, meno buona, mentre quella del New York, comunque mediamente un gol subito, ci dice che quasi sicuramente il New York segnerà e molto probabilmente subirà un gol. Quindi già partiamo da un ipotetico 1-1. Con i dati che abbiamo visto prima, 1x, quando abbiamo visto svariate altre analisi fatte al superfoglio, dicevamo che già ci poteva stare l'1-1, 2-1 e così via. A questo punto entra in ballo la cosa figa. Entra in ballo questo tasto qui sotto, i risultati esatti calcolati sia dal punto di vista statistico, quindi le statistiche erano al 52% per l'esito 1, quindi lui ci offre 2-1, 3-1, sia dal punto di vista dell'analisi delle quote, che come ci aveva indicato era
forse meglio coprire con la 1x. Quindi ci propone 2-1, che ritroviamo anche nell'ambito statistico, quindi ritrovare su due diversi tipi di analisi lo stesso risultato già mi sembra una buona indicazione. Poi qui invece ci dà diciamo le probabilità 2-2, 3-3, e secondo me gli manca una cosa, però la so motivare, gli mancherebbe l'1-1, perché secondo me l'1-1 è un risultato che ci può stare in questo match. Ma perché gli manca? Perché la statistica dell'over è piuttosto alta, 61%, quindi il computer, l'algoritmo, non lo fa questo ragionamento delle squadre che comunque sono tutte e due in ottima forma, vede che l'over è così alto e ci porta direttamente all'over 2.5. Secondo me l'over 1.5, quindi l'1-1, è un'opzione che non scarterei a priori, e quindi me la tengo valida. Però mi piace insomma questo 2-1 che ritorna su tutti e due match, su tutti e due i possibili risultati esatti, mi piace parecchio. È un test, vedremo come va. La partita si gioca, adesso te lo dico subito, si gioca il 12 settembre all'1 di notte, quindi lo vedremo sostanzialmente il 13 a mattina come è andata. Io, se proprio devo scegliere uno tra tutti questi risultati, mi tengo il 2-1. Ovviamente lui ci dà 4 opzioni, ripeto, prendere il risultato esatto non è esattamente una cosa facilissima, quindi ci dà 4 opzioni per l'aspetto statistico e 4 opzioni per l'analisi delle quote. Secondo me, utilizzandolo in maniera appropriata, ragionando sui numeri che abbiamo visto, quindi ragionando sulla 1x2, sull'under over goal no goal, e con questa implementazione in più, diventa una cosa interessante. Prima di chiudere il video devo assolutamente ringraziare Chiara, che è una follower del mio blog. Comunque non so se ha conosciuto prima il blog e poi i video, prima i video e poi il blog, comunque è una ragazza che mi ha scritto diverse volte, ed è proprio grazie a lei che ho potuto fare questa implementazione, perché mi ha mandato un suo foglio Excel in cui aveva cominciato a strutturare questa cosa. Io l'ho preso, ci ho lavorato un po' e l'ho implementato all'interno del superfoglio, quindi assolutamente grazie Chiara, perché comunque è dal tuo input che ho deciso di fare questa cosa. New York City, Toronto, in base a questi dati, se vi va di giocare con me, fatemi sapere nei commenti qual è secondo voi il risultato esatto più probabile. Vi ripeto un pochino le statistiche: 52 per la vittoria del New York, 26 pareggio, 21 per la vittoria del Toronto. Dal punto di vista dell'under over abbiamo 61% over e 70% goal, over 2.5 ovviamente. Le quote ci vengono offerte praticamente simili, il goal e l'over 2.5, 1.44 e 1.47, mentre sull'under, sull'1x2, la vittoria è data a 2.05, quota reale allibrata 1.81, 3.60, 3.40. Questa qua è un pochino bastarda, il fatto che la X è più alta, perché significa che tiene in considerazione la possibilità del segno 2, che invece noi non troviamo. Come ho detto all'inizio del video, sicuramente essendo un test, adesso finirà che il Toronto vince 5-1 e sballa tutto il test, però i risultati che ho visto finora non sono andati così male. La settimana scorsa non ho fatto in tempo a pubblicarlo, dannazione, avevo studiato un'altra partita del New York e il superfoglio mi aveva indicato il risultato esatto giusto, però non ho fatto in tempo a fare il video, e quindi ci riprovo questa settimana, vediamo come va. Se vi va di giocare, lasciate il risultato esatto nel commento. Ciao!